sia le seconde case, ma non per andarci in vacanza, sia in regione che fuori. Niente spostamenti a scopo turistico, ma legati al concetto di residenza, domicilio, abitazione. È questo in sintesi il contenuto della circolare arrivata ai prefetti per fare chiarezza su una questione che poteva essere interpretata come una seppur fragile apertura al turismo montano di prossimità. L'inverno segnato dalla pandemia, con nevicate record e impianti chiusi, non aveva infatti scoraggiato gli appassionati. Sci di fondo, camminate, ciaspolate. Gli ultimi fine settimana sulla neve sembravano davvero un liberi tutti. Nel pomeriggio i quattro prefetti della regione si confronteranno per definire il perimetro delineato dall'ultimo DPCM del 14 gennaio. Le case vacanze, diciamo, in questo momento non rientrano nel perimetro di quelle che a nostro avviso possono essere raggiunte. A meno che questa casa vacanza non è una casa nella quale io abitualmente il fine settimana mi reco, quindi mi reco nell'ambito di una che non è una casa vacanza, ma è una casa nella quale io abitualmente svolgo delle attività. Faccio un esempio: se io lavoro a Udine, ma poi ho la casa da un'altra parte in Veneto, il fine settimana è abituale che io mi sposti e possa andare nella mia seconda casa. Consiglio, come sempre, di portare un'autocertificazione che chiarisca in modo evidente, senza dubbi, qual è lo scopo dello spostamento. Fermo restando che gli alberghi restano chiusi e che per case in affitto si intendono affitti stabili, si può raggiungere le seconde case solo con autocertificazione che ne attesti lo stato di necessità, lavoro, frequenza abituale, motivi inderogabili, esempio casa vacanza che necessita di lavori urgenti. Sono stati